Qualche giorno fa ho postato sulla mia pagina, ho ripostato sulla mia pagina il nuovo spot della Samsung di un cellulare. Un esempio di storytelling meraviglioso, in cui chiaramente veniva pubblicizzata la fotocamera di questo cellulare, ma con una storia che non può fare a meno di prendervi, perché c'era tutta questa storia di questa ragazza che organizza un progetto fotografico in cui fotografa persone per strada che lei ritiene bellissime, e molto spesso incontra persone che non si ritengono bellissime. Una storia basata sulle emozioni, sulla sensibilità delle persone, sull'immedesimazione, perché comunque chi lo guarda sicuramente si sente più vicino a un utente rispetto che a un altro. È stato veramente toccante, l'ho postato, andatelo a vedere, lo trovate nella mia home, e ho scritto: questo è lo storytelling, punto. Ed è così, lo storytelling che emoziona, che ci racconta qualcosa. Noi stiamo tornando indietro, no? Se ci pensate dal punto di vista pubblicitario, verso appunto il carosello, la vecchia storiella che ci appassiona, ci tiene lì davanti allo schermo e ci invita a vedere quale sia il fine, la fine e il fine di quella storia, per arrivare poi chiaramente a un prodotto. La storia deve suscitare un'emozione, deve invogliare l'utente a guardare, deve stuzzicarlo, deve spiegare il perché anche ci sia quel prodotto all'interno del carosello, insomma dello spot che stiamo mandando. E l'esempio di Samsung è un esempio attualissimo, in cui appunto io stesso mi sono emozionato a vederlo. Poi era di una durata al limite della perfezione, 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 40 forse, ma velocissimo, fruibilissimo, dal quale possiamo prendere ispirazione. Bello, veramente bello. E quello spiega meglio di me e meglio di tantissimi altri tutorial che sono online cos'è lo storytelling e come farlo nella maniera giusta.